La festa di Maria Assunta in cielo preannuncia anche per noi i cieli nuovi e la terra nuova, con la vittoria di Cristo risorto sulla morte e la sconfitta definitiva del maligno. Maria infatti ci precede nella strada sulla quale sono incamminati coloro che mediante il battesimo hanno legato la loro vita a Gesù, come Maria legò a lui la Cari propria vita. fratelli e Così Papa sorelle, Francesco ha parlato del cammino di Maria verso la buongiorno, Gerusalemme celeste buona prima festa della della preghiera Assunta. dell'Angelus, recitata insieme a migliaia di persone radunate in piazza San Pietro in questo giorno di festa. Il Per prima Signore Maria, umile e semplice si ragazza di un china villaggio della periferia dell'impero, ha sui accolto e preso in uomini braccio Gesù quando era ancora bambino ed è la prima di noi ad essere accolta dalle sue braccia per essere introdotta nel alzato. regno eterno del Padre. La E sua questo esultanza nel canto del Magnificat è quella di lo tutta abbiamo l'umanità sentito che nel vede il Signore Magnificat, nel chinarsi sugli cantico di uomini per Maria. alzarli. E il cantico di Maria ci porta anche a pensare a tante situazioni dolorose attuali, in particolare a quelli delle donne sopraffatte dal peso della vita e dal dramma della violenza, dalle donne schiave della prepotenza dei potenti, dalle bambine costrette a lavori disumani, dalle donne obbligate ad arrendersi nel corpo e nello spirito alla cupidigia degli uomini. Possa giungere quanto prima per loro dell'inizio di una vita di pace, di giustizia, di amore, in attesa del giorno in cui finalmente ci sentiranno afferrate da mani che non li umiliano, ma con tenerezza le sollevano e le conducono sulla strada della vita fino al cielo. Al termine della preghiera Maria, mariana, il Papa ha una augurato una donna, buona festa dell'Assunta a tutti, una fanciulla, ricordando chi non ha potuto è andare in vacanza, sopraffatta specialmente gli ammalati, le persone nella sole, sua e chi vita. assicura in questi giorni di festa i servizi Fa indispensabili per la pensare a comunità. queste donne.